Francesco Domenico Moccia, Università degli Studi Federico II di Napoli, ma anche rappresentante di una seconda generazione del Centro Ricerca e Consumo di Suolo, nel senso che oltre alla Campania, anche oltre alla Puglia, anche in Campania è nato un osservatorio sul consumo di suolo, a cui peraltro collaborano anche in quella sede Istituto Nazionale di Urbanistica e Legambiente. Siamo pronti? No, ringrazio. Ringrazio per l'invito di ISPRA e CRCS per partecipare a questo incontro anche di questa piccola realtà meridionale che è l'Osservatorio sul consumo di suolo, che è stato in qualche modo ispirato dal centro di ricerche e con cui da un paio d'anni continuiamo a mantenere rapporti. Io presento, diciamo, uno studio diciamo più povero ed elementare rispetto a quelli che avete visto finora, ma si tratta di lavori quasi esclusivamente con carattere di prestazione di lavoro volontario, assenza assoluta di qualsiasi tipo di finanziamento, ed è un argomento su cui mi permetterò di tornare alla fine della mia presentazione. L'approccio qui è anche un approccio, diciamo così, di tipo urbanistico e è un punto di vista probabilmente molto particolare rispetto a quelli che avete sentito finora sul problema che stiamo discutendo. Allora, la domanda che si pone questa ricerca è che rapporto ci sta tra il consumo di suolo e le previsioni urbanistiche. Probabilmente il caso della provincia di Napoli non è generalizzabile, probabilmente generalizzabile fino a un certo punto nell'ambito meridionale, però quello che noi abbiamo misurato è che rispetto ad un edificato conforme di 175 chilometri quadri abbiamo circa la metà che è un edificato che non corrisponde alle zonizzazioni urbanistiche vigenti. Quindi praticamente la metà di quello che è stato costruito al di fuori dei piani urbanistici comunali, dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e di qualsiasi altra cosa di questo genere. È anche interessante sapere poi che ci sono invece delle aree di cui esisteva una previsione urbanistica che non è stata attuata per 33 chilometri quadrati, cioè un terzo rispetto alle aree non difformi. Ora qui abbiamo usato questo termine difforme perché passare al termine abusivo richiede, diciamo, un altro livello di indagine che non siamo in grado di condurre perché non sappiamo quanto di queste edificazioni è stato condonato o meno. Cioè, sappiamo che esistono una certa quantità significativa di pratiche di condono, molte di queste non sono state neanche espletate, quindi sarebbe un dato sostanzialmente impossibile da ricavare perché non sappiamo delle domande quante saranno accettate e quante no, e quindi anche questo, diciamo, sfugge alla possibilità della conoscenza. È anche interessante vedere le quote delle difformità rispetto alle diverse zone, perché è vero che la gran parte del difforme è in zona agricola, è in realtà quella che voi leggete le cifre corrispondenti alla zona E, ma anche ai nuclei non previsti e alle zone turistiche, ma ci sono poi anche cifre abbastanza importanti, 6 milioni di metri quadri in zona F, ovvero che sottraggono aree alle attrezzature urbane, cioè non sono aree previste per attrezzature, per servizi, per verde pubblico, che invece è stato edificato o per abitazioni o per industrie. Così come ci sono aree industriali, anche queste abbastanza significative, 2 milioni di metri quadri, che sono state edificate per abitazioni. Ecco, quindi diciamo, è una
sono, diciamo così, dati abbastanza inquietanti, per non dire importanti, le quali poi inducono delle riflessioni. Vabbè, questo, diciamo, lo sapete di più, perché, diciamo, finora si è molto, abbiamo sentito, diciamo, quali sono il consumo di suolo che si trova in zona a rischio. Diciamo, vediamo la quota di consumo di suolo che si trova in zona a rischio e che, diciamo, non è prevista dai piani urbanistici. Diciamo, è un incrocio anche questo abbastanza, abbastanza significativo. Poi, diciamo, un'altra domanda è come sono fatte queste zone difformi, no? Cioè, hanno la loro morfologia, un loro assetto urbanistico che è abbastanza differenziato, e questo, diciamo, su questo abbiamo provato a diciamo così, fare una classificazione di aree simili, e distinguendolo prioritariamente in seconde case e abitazioni principali, diciamo, qua la quota fondamentale è quella abitativa. Le seconde case sono essenzialmente di due generi: case unifamiliari sparse, che sono presenti essenzialmente nella penisola sorrentina amalfitana. Non vado nella descrizione di questi elementi, i quali, e tra l'altro, sono tutti quanti, hanno dei tratti e un profilo molto specifico, e che chiaramente poi induce a quell'altra domanda che è anche circolata qua in questa giornata: come si trattano poi, come si tratta questo sprollo, come si tratta, che ce ne facciamo di... diciamo, di questo suolo consumato. E poi invece ci sono per le seconde case un'altra area che abbiamo chiamato multitipologico concentrato, che è praticamente soprattutto il litorale domizio, dove troviamo anche, diciamo, edifici multipiano come seconde case o case a schiera, diciamo, un misto tipologico. Invece le abitazioni principali sono la campagna urbanizzata, che è soprattutto la Piana del Sarno, e il Vesuviano Interno, dove vedete, diciamo, una dispersione molto forte, molto simile alla campagna urbanizzata anche per il mix funzionale, non sono solo abitazioni, ma è una città estesa sulla campagna. Poi ci sono due forme fondamentali di espansioni difformi, diciamo, quelle contigue, che sono sostanzialmente queste frange intorno ai nuclei fondamentali che sono presenti particolarmente nella zona settentrionale, oppure per gemmazioni, ovvero, diciamo, quelle costruzioni che avvengono lungo le strade periferiche che si dirigono verso gli altri centri abitati, e, diciamo, che sono presenti prioritariamente intorno nell'area vesuviana costiera. Poi abbiamo dei veri e propri nuovi nuclei che caratterizzano, diciamo, con dei veri e propri quartieri tutta l'area del Giuglianese, diciamo, questa zona qui. Oppure, diciamo, dei filamenti che uniscono nuclei vecchi esistenti, come per esempio questo che sta tra Casoria, Fragola, Caivano, Cardito. Quindi c'è una certa varietà. Passiamo a un'altra domanda sulla questione della densità. Questa è una mappa della densità della provincia di Napoli per sezioni censuarie. Ad occhio, ricordandovi i rossi di prima, diciamo, le aree non pianificate sono a bassa densità. Va bene. Io voglio sottolineare una piccola cosa che riguarda la leggenda di questa tavola, perché questa leggenda non è una densità statistica, ma una densità urbanistica. Sono soglie significative di abitanti ettaro, diciamo, che sono dentro le discussioni di quali sono le densità ottimali per le aree urbane. E anche qua, diciamo, c'è una particolare prospettiva con cui si sono guardate queste analisi. E allora, diciamo, la discussione è proprio questa: quali sono le densità desiderabili, attuabili, di densità edilizia abitativa.
Questa tabella non ve la posso illustrare. Non ve la posso illustrare perché io so che sono già 15 minuti oltre, quindi dovevo mettere il rewind per trovarmi con i tempi, però è una tabella nella quale sono riassunti tutti gli indici urbanistici significativi: indice fondiario, volume edificabile, abitanti ettari, superfici di standard, superfici delle strade, la superficie fondiaria, l'indice di fabbricabilità fondiaria, il floor, la superficie utile lorda, eccetera. E questo che corrispondenza ha in tipi edilizi? Ecco, la tabella è organizzata per indice crescente, indice territoriale crescente. E quindi quali sono le conseguenze che la crescita dell'indice di fabbricabilità porta su tutti quanti gli altri parametri? Rappresentata, diciamo, nelle sue linee essenziali, cioè l'indice di fabbricabilità fondiaria al variare dell'indice di fabbricabilità territoriale, vediamo che questa è una curva che ha un suo apice e che sostanzialmente ci, diciamo così, questa curva ci dà un'idea di quale, diciamo, sarebbe una densità abitativa per ettaro praticabile. Uno dei problemi fondamentali, e questa è una cosa che si discute anche molto nella letteratura a proposito di questi argomenti, è il problema che all'aumentare dell'indice di fabbricabilità territoriale aumenta lo standard e quindi sostanzialmente ad un certo punto voi avreste più standard che superficie edificabile, che, diciamo, diventa impraticabile una soluzione di questo genere. Quindi è nata una discussione: perché le strade non debbono far parte dello standard? Chiaramente, diciamo, chi vuole avere alte densità vuole rendere questo rapporto standard volume edificabile più gestibile, e allora il problema è legittimo che, diciamo, la superficie stradale sia computata come standard? Certamente ci vogliono delle condizioni, cioè che siano strade vivibili, cioè non siano strade non esclusivamente per la circolazione, ma siano strade che siano, diciamo, strade alberate, dove si sta, no? Quindi anche miste, ma a bassa circolazione, a bassa velocità e così via. Ed è questo anche, vediamo anche la pubblicazione dell'ONU sulle strade, una linea di tendenza. Un'altra domanda: questa tendenza che abbiamo, sì, ho quasi finito. Questa tendenza che abbiamo rilevato si può proiettare sul futuro? In questi due tre periodi che abbiamo messo in rapporto si vede che sostanzialmente il difforme più o meno si muove secondo le stesse linee, probabilmente non nelle stesse quantità, ma secondo le stesse linee, cioè le aree a campagna urbanizzata sono più o meno così da sempre e così via. Quindi abbiamo una forte preoccupazione che ci sarà un futuro intenso per questo fenomeno. E sono qua due esempi ho portato. Le lottizzazioni abusive. Vedete che dentro queste aree ci sono molte zone di attesa. Io sono molto preoccupato della potenza economica e politica di queste zone di attesa. Questo è il piano regolatore generale vigente del comune di Casal di Principe. A Casal di Principe le zone di attesa si chiamano le quarte, ovvero sono la suddivisione del proprietario di un agricoltore del proprio fondo tra i suoi figli perché si facciano la casa. Allora, se voi guardate con attenzione la suddivisione dei suoli agricoli, voi troverete tante quarte.
con un poco di occhio acuto. Anche queste sono delle pressioni, qua diciamo è un esempio un poco più ravvicinato, qua siamo a Marigliano, vedete che questo striscio di terreno, no, attende di diventare come questo. È evidente. È evidente. Quindi sono, secondo me, questi fenomeni che dovremmo prendere in considerazione nello specifico, nel dettaglio, nel momento in cui vogliamo svolgere una politica di contenimento dell'uso del suolo. Noi abbiamo un severissimo procedimento di valutazione dei piani urbanistici, ma né regione e né comuni, meno di tutti i comuni, neanche le province, svolgono una politica di repressione delle costruzioni abusive o delle lottizzazioni non programmate. Perché non ci deve essere una funzione di controllo del territorio nei nostri istituti, nelle nostre istituzioni? Il controllo si fa solamente sulle pratiche legali, ma sulle pratiche illegali non si fa nessun controllo. Ma poi vediamo che quello che consuma il suolo non sono le pratiche legali, ma sono le pratiche illegali. Solamente una volta la provincia di Napoli ha istituito un controllo satellitare ed ha scoperto Casalnuovo, scandalo di cui penso è stata informata tutta Italia. Poi abbiamo il problema della rigenerazione delle aree difforme, e questo riguardava appunto il discorso sulla... Io adesso lancio, però sono un po' a cavallo con la cosa successiva, quindi mi si giustifica anche il fatto che mi prenda un po' di tempo. La rigenerazione, l'individuazione di una densità minima, e la revisione degli standard, e poi i provvedimenti per evitare che quella pianificazione illegale difatti vada a condizionare la successiva pianificazione legale, perché chiaramente sono, diciamo così, forze presenti nelle comunità. E questo, diciamo, è un altro, e con tutte le buone volontà che possono avere eventuali urbanisti, saranno fortemente condizionati dalle situazioni che si troveranno di fronte ad affrontare. E infine, lasciatemi l'ultima diapositiva del nostro osservatorio di consumo di suolo della Campania, che ha formato, sempre su base volontaria, questa app che si può montare su telefonini, con quali si possono fotografare in maniera georeferenziata gli episodi di consumo di suolo, e possono costituire una banca dati. È alla metà un sistema di conoscenza, ma di coinvolgimento delle persone. Si diceva stamattina, giustamente, il problema è la sensibilità. Ecco, questo strumento è uno strumento che, invitando a partecipare, vuole diffondere la sensibilità, oltre che raccogliere informazione. Quindi, diciamo, è una ricercazione, si potrebbe dire, qualcosa a metà tra ricerca e azione. Ecco, stamattina c'era anche la Cariplo, io sapendo che la Cariplo finanzia queste cose, mi sono recato alla Fondazione Banco di Napoli, chiedendo: la Cariplo finanzia il CGRCS, voi perché non finanziate l'Osservatorio di Consumo di Suolo? Non abbiamo soldi. Vi possiamo aiutare in un crowdfunding. Bene, l'abbiamo lanciato il crowdfunding. Meridonare è il posto dove potete donare. Grazie. Va bene, ci voleva una buona notizia alla fine dopo questo doloroso bagno nella realtà. Io purtroppo non abbiamo tempo per fare dibattito, interventi successivi, quindi vi ringrazio per la chiarezza dei vostri contributi.